A place that we can go to. A place where no one knows you. They won't know who we are. I know a place that we can run to. Antonio, salutiamo, sono del gruppo dei Sempre Vivi, stiamo facendo un progetto orientale, stile orientale, molto più bello degli altri anni, stiamo finendo a giorni, dovrebbe essere finito, per i prossimi giorni dovrebbe essere esposto in chiesa, venite a vederlo. Quando lo vedrete ci darete il responso. Allora, io mi chiamo Fausto e ho 46 anni e vengo qua a lavorare da 3 anni e mi trovo molto bene. Dunque, il lavoro mi dà una grande serenità e mi fa passare il tempo e mi felice di stare a pensare ai problemi. Posso? Mi diverte lavorare qui e sono il fine affatto di malattia. Mi chiamo Roberto e ho 40 anni e sto qui da qualche settimane e niente, allora nel gruppo tutti mi chiamano biografa perché so costruire bene i mattoni. E so come fare. Quanti sono i mattoni? Un po' una sfida, ma sono
raccoglie le vespe del tempo e saranno senza arrivare mai a una conclusione delle loro cose. Questo si prova, cioè, nella vita e quindi anche nei progetti. Quindi ognuno di noi assegna un corso, una casa, un presente, piuttosto che il compito del colorare il cielo a una persona, e questa persona deve incominciare a colorare il cielo e finirlo. Per cui questo progetto in questi anni si è rivelato estremamente positivo, ha funzionato, cioè ragazzi che non riuscivano a fare più di tanto sanno che hanno un compito ben solo studiamente. Il nostro lavoro sta a fiancarli in qualche momento quando hanno delle difficoltà, oppure non so, il colore, oppure vogliono chiacchierare, e noi stiamo lì ad ascoltare. Ciao, sono Federico, aiuto ormai da quasi un anno i ragazzi di Sempre Vivi. Quest'anno sono al mio primo presepe e penso che il lavoro che abbiamo svolto sia un buonissimo lavoro, e il merito non va a noi che li aiutiamo, ma soprattutto a loro che sono riusciti ad interagire e a riuscire a fare questo lavoro. Il principale problema dei Sempre Vivi, dei ragazzi di Sempre Vivi, è che avendo delle patologie non riescono mai a concludere un lavoro, piuttosto che in generale a portare a termine una cosa. E penso che noi con questo
questa opera siamo riusciti ad aiutarli notevolmente. Inoltre all'interno dei Sempre Vivi sono create anche delle amicizie, oltre tra i tutori e persone o anche tra ragazzi della stessa tipologia, che magari hanno dei problemi in comune e ne parlano. Secondo me è una cosa estremamente positiva e spero di riuscire ancora per un periodo finché la farò a portare avanti. Sono Anna Rossi, lavoro Sempre Vivi da un paio d'anni, mi diverto tantissimo, sono contenta di quello che faccio. Diamo la parola al capomastro. Quando bisogna vedere questi ragazzi sono moltissimo le varie fasi di costruzione del progetto. Sorride, o come sono contento, adesso
mani graffiano, le labbra mordono, mentre intorno le ombre si amano, giocando con noi. Improvvisa, mi baci, tremando ti agiti un po', e in un attimo poi siamo soli adesso. Should happen, I guess I wish you well. A little bit of heaven, but a little bit of hell. This is the hardest story that I've ever told. No hope, love, or glory, happy endings gone forevermore. I feel as if I'm where you stand. Little bit of love, little bit of love, little bit of love, little bit of love, little bit of love.